Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno. Mi vedete super allicchettato, ma immagino che sapete che cosa significa per me questo video e che video è. È il coronamento di un sogno. Non voglio fare introduzioni strane, particolari. Non c'è bisogno di dirvi nulla, né di lasciare like, di iscrivervi, fate quello che volete. Però ho deciso che è giusto che vi porti con me in questa giornata. Non so quanto registrerò, cosa farò. In realtà sono abbastanza tranquillo al momento, ah. Poi fra 5 minuti, appena vedo le lauree degli altri, mi viene sicuramente l'ansia. Però al momento sono tranquillo. Vedete, tutto bello vestito. La tesi qua con me. Non è questo il colore, cioè questo è uno dei colori, ma ce ne sono anche altri. Niente ragazzi, andiamo a vedere un po' la situazione com'è. Ne combino una delle mie, non sono contento. Già la prima cosa che avevo perso il bigliettino per il regalo. Mamma mia. Qua dentro io dovrò discutere. Dove c'è qualcuno là in fondo, ci sarò io a parlare. Ma adesso è ancora presto, ci sono tutti i miei colleghi. Niente. Vabbè, aspettiamo ragazzi. Ragazzi, qua con Cicciuzzo, che siamo tutti e due presi un po' dall'ansia e dall'emozione. Abbiamo ripetuto un po' della nostra tesi, cioè ripetuta la tesi qualche cosa, e aspettiamo. La situazione sembra un po' preoccupante, ma va bene così. L'ansia ci accompagna sempre. Ragazzi, si vede che sono super in ansia. Mamma mia. Che cos'è questo? Pure a laurea in ansia, scherzavo ieri. Lì c'è il buon Ciccio che si fa la sua ultima ripetizione della tesi. Guardate che bello. Buongiorno a tutti, ringrazio il professor Longo per l'introduzione, ringrazio inoltre il mio correlatore, il dottor Saluto, e ringrazio i presenti di commissione e la commissione tutta. La preparazione dell'osso è una tecnica adottata in molti campi della chirurgia, come la chirurgia ortopedica e la neurochirurgia. L'obiettivo della preparazione ossea è quello di andare a creare un cuore che negli ultimi anni pertanto sono sviluppate delle nuove tecniche ad accesso mini-invasivo percutaneo. In realtà anche il campus biomedico sta sviluppando un sistema robotico denominato STAR-DISC, il quale ha come scopo principale quello di andare a creare gli accessi transpeduncolari rapidi e sicuri. Questo studio ha utilizzato come campione 8 anni e il busto era così costituito dalle vertebre toraciche T11-T12, dall'intero segmento lombare, ovvero dalle vertebre a partire dalle 1 fino alle 5 e dall'osso sacro. Andando ad analizzare quella che è l'impedenza ossea, possiamo notare che il valore medio calcolato segue quella che è la fisiologica variazione della densità ossea a livello di una vertebra. Alla luce di ciò possiamo affermare che il sistema di perforazione intelligente è in grado di valutare le variazioni della densità ossea in modo accurato mediante le misurazioni dell'impedenza. Grazie a tutti per l'attenzione. Complimenti Giuseppe per il lavoro svolto. Giuseppe ha partecipato a questo team di ingegneri e medici che si è recato presso la OVI esercisti di Davos per effettuare questa sperimentazione. Grazie dottor La per la domanda. Sì, effettivamente durante la sperimentazione svolta a Davos noi abbiamo testato con altri due strumenti. E d'altra parte però è fondamentale arrivare a un sistema di trattamento. Bene, allora vedremo in futuro. Sì, va bene. Grazie. Francesco Moncada. Ho fatto. Ma mi devo fare le foto. Sto morendo. Lei è venuta a salutarmi. L'hai visto su YouTube? L'hai visto che io facevo la foto? È venuta a salutarmi. Anche il mitico Luis è venuto, grande. E poi abbiamo, c'è altra gente che ho perso per strada, vabbè. C'era altra gente che io ho perso, che ho trovato per strada, vabbè. Al solito combino cose mie, vabbè. Ecco, i gemelli, guardate che sono fighi i gemelli. Lei è Alessandra. Abbiamo fatto quarto anno di liceo. No, quarto anno corso, quinto anno di liceo. È il corso degli anni. No, vabbè. Sopportazione. No, è stato bravissimo oggi. Se lo merita tutto. Grazie, dammi un bacino. Dopo aver fatto tutte le foto di rito, Martina dal lavoro è scappata per me. Sebbene. Allora, abbiamo fatto le foto di rito che mi le daranno a settembre. Ma io meglio me le faccio da solo le foto, quindi il mio Instagram è pieno di foto, taggata da tutte le parti. Storie.
Mamma mia ragazzi, sto morendo di caldo perché qui non so se notate quanta gente c'è. Tutti per me, no, sto scherzando, perché c'erano altre 50 persone che si laureano. Questione di 5-10 minuti, ci chiamano e ci danno i voti. Speriamo bene. No, no, tempo ai fotografi, perché adesso sono la parte importante. Il primo è Luca Giuseppe. La commissione dei laurea ha approvato il suo curriculum studioso nella discussione della tesi. Pertanto, con i poteri attribuiti dal magnifico rettore, le conferisco la laurea magistrale in medicina e chirurgia con il voto. Brava! Giratevi. È una alla volta. Peppe e i suoi fans. Una. Tutti a loro! Ragazzi, finalmente siamo riusciti ad uscire dall'università. In realtà non vi ho spiegato bene quello che è successo perché nemmeno io mi sono reso conto. Ero trafuso e veramente, perché sapete, come al solito quando fai un esame, e anche lì alla fine è stato un esame, c'è il crollo di tutto. Io ho avuto un momento di sbandamento in cui non capivo che dovevo fare. Poi c'erano comunque tantissime persone che facevano i complimenti, gli auguri, di dire Peppe di qua, Peppe di là, un sacco di voi sono venuti a salutarvi. Cioè veramente è stata una cosa che io non ho capito che cosa è successo. E in sostanza dopo 5 minuti mi sono ritrovata al ristorante. Quindi siamo andati a quel ristorante, vi faccio vedere che vista c'è, che abbiamo scelto un ristorante veramente spettacolare. Speriamo che si mangi anche bene. Stiamo aspettando che il buon Ciccio arrivi, perché è l'ultimo che manca all'elenco. Speriamo che non si sia perso 20 volte. Speriamo bene. Ragazzi, diamo inizio alle danze. Questo è solo l'antipasto. Sì. Ciao capo, saluta. Saluta. Il primo, che ho chiamato prima secondo, però sembra buono e me lo mangio. E adesso arriva il vero secondo. Ah, quante cose buone. Ed è sopraggiunto il momento della mia torta. Guardate che figa. Auguri Peppe, dottor Peppe, giusto? Dottor Giuseppe. Questa, eh? E poi c'è anche quella del buon Don Ciccio, che ha la sua torticina. Ciccio, hai qualcosa da dire a tuo discolpo di questa giornata? Bravo, guardala che cosa ho fatto. Dai, sono soddisfatto. Sei soddisfatto? Oggi sono stranamente soddisfatto. Però devi guardare in videocamera, dilli piacere a tutti, sono Ciccio. Piacere a tutti, sono Ciccio, mi svelo dopo 6 anni di video di Peppe senza identità. Adesso è il momento di presentarmi. Sono un futuro da medico, dottor Ciccio. Dottor Ciccio. Dottor Ciccio, grazie per avermi sostenuto. Lui ci sta facendo la foto. Lui ci fa la foto. Vabbè, i miei follower ti hanno sostenuto pure a te facendo di limone. Io ti ringrazio, però adesso è arrivato il momento di fare le foto. Andiamo. Noi andiamo a mangiare, va. Avevano detto degustazione di dolci. Questo non ho capito cos'è. Questa è una crostata e questa è la torta. Ma non è la torta, sì, la torta. Vabbè. Ragazzi, oggi la dieta mi sa che la scarro prepotentemente. Visto che ho un bel po' di videocamere puntate, se no non mi sentivo a mio agio, sono qui alle 18.06. È finito, troppo veloce. E allora salutiamo tutti i follower di Giulia. Auguri, grazie a me. Grazie. Questo era quello per Giulia, poi la versione veloce. E niente, vi voglio ringraziare tutti quanti per essere venuti dalle vostre case, Sicilia, Calabria, da dove siete. Ciccio, perché mi stai... Ciccio! Ciccio! Sto facendo il discorso. Ma poi, amico, cioè, non lo so, poi... Se stai attento, che se mi devi copiare, poi non te lo ripeto più. Ecco, e basta, mi sono dimenticato. Grazie di essere venuti. Grazie a tutti per essere venuti. Fino a qui. Grazie in particolare. Non è copia carbone, ho cambiato qualche vocale, quindi va bene. Grazie particolare. I miei genitori. Ringrazio i miei genitori, mio fratello, gli amici, i cugini e basta. Come la tua proprietaria di casa?
Fa parte dei parenti ormai. È cugina acquisita. Ormai cugina, ormai sono accasato sempre da lei, sono, non l'ho capito. Ormai adesso l'affitto non lo pago più, certo. Perché sono di famiglia, quindi basta che mi passi il mangiare, vabbè. Vabbè, quello possiamo contrattare. E niente, a parte gli scherzi, grazie a tutti. Auguri ragazzi. Ragazzi, sono le 6:30 e sto morendo di sonno. Stanchissimo sono. E sto andando in giro con questa cosa in testa da una settimana. Vabbè. Ciao. Chi è lei? La conoscete? Fa sempre video con me, mia cugina. Io nel frattempo mi ero addormentato. Io nel frattempo mi era arrivata. Io nel frattempo mi ero addormentato. Rollo mi saluta da sopra. Voglio andare a dormire. Finalmente posso completare questo video, completo dopo qualche giorno dalla mia laurea. Ragazzi, prima di tutto non posso che ringraziarvi a tutte le persone che hanno lasciato un commento sotto la mia ultima foto di Instagram con la corona d'alloro. Voglio ringraziare chi mi ha dedicato un messaggio in direct. Cioè ragazzi, sotto l'ultima foto abbiamo preso quasi 19.000 like, oltre 1.000 commenti, cioè qualcosa di assurdo. Ma vi ringrazio veramente tantissimo. Se ancora non lo fate ragazzi, seguitemi su Instagram, mi raccomando. Poi volevo dirvi anche che non ho caricato per intero la mia discussione, per ovvie ragioni, nel senso che questo video era un po' un comprensivo della mia giornata della laurea, non volevo trattare solo la discussione perché dura più di 10 minuti, però se questo video raggiunge i 400 like, ragazzi, ve la carico direttamente così su YouTube come bonus, diciamo, tutta la mia discussione per intero. Non mi voglio dilungare in chiacchiere. Io come sempre però vi invito ad iscrivervi al canale per altri video, perché arriveranno tanti video ancora correlati alla laurea e non, e ovviamente supportarmi sempre con un commento qua sotto. Dopo i dovuti ringraziamenti, però devo fare dei ringraziamenti alla mia famiglia che sono venuti, mi hanno supportato nei 6 anni, perché senza di loro non mi sarei mai laureato, a tutti gli amici che sono venuti da fuori, che sono venuti al pranzo, che mi hanno pensato, veramente tantissimo affetto ricevuto in quella giornata ed è stata secondo me la giornata più emozionante di tutta la mia vita. Volevo chiedervi, volete, con un commento sempre fatemelo sapere, se un video con tutti i regali che mi hanno fatto dalla laurea potrebbe essere qualcosa di simpatico, interessante, diverso sul mio canale, per non trattare sempre le solite cose. Quando sono arrivato all'università mi sono fatto prendere dall'ansia, soprattutto perché mi hanno detto guarda che c'è il professore di anatomia che fa domande di anatomia. Con tutta la buona volontà, io portavo la colonna vertebrale, non so se sapete, ma nella colonna c'erano tutti i fasci nervosi, cose veramente che non mi ricordo più, perché l'anatomia 3 l'ho data ben 4-5 anni fa e oggettivamente, e per chi studia medicina sa che è impossibile ricordarsi tutte le cose di anatomia 3, quindi se mi fa una domanda di anatomia 3 sono rovinato, farò una figura di cavolo. Non che compromettessi in nessun modo la mia laurea, però capite che fare una scena muta durante il tuo giorno è un po' brutto. Il mio correlatore mi ha fatto le domande molto interessanti che ho risposto, anche se preso all'ansia, ho risposto un po' così a cavolo, perché comunque ero preso all'ansia dell'emozione di quel momento. Poi quando in realtà mi sono messo là a parlare, questo è il retroscena che vi racconto adesso, perché col video magari non si può rendere l'idea. È un evento formale, quindi c'è il, diciamo, il presidente di commissione che ti introduce, poi c'è il relatore o comunque il professore del tuo ambito, quindi se sei in ortopedia il professore di ortopedia che ti introduce parlando un po' di quella catatesi e poi inizi a parlare tu. Dopo i saluti formali inizia la discussione vera e propria e io avevo voglia di raccontare quella che è stata la mia esperienza, perché la mia tesi è tutta un'esperienza di uno studente che è andato all'estero a sperimentare nel vero senso della parola delle tecniche, dei sistemi di perforazione e tante altre cose. Quindi avevo proprio quella voglia di fare vedere i miei risultati, quello che avevo fatto, perché il mio lavoro non era così, dovevo portare una tesi, ma era qualcosa che mi serviva per me, perché mi è servito moltissimo imparare a scrivere un lavoro scientifico, anche se ne avevo fatti altri, ma scrivere una tesi, tante cose, e avevo proprio quella voglia ed ero felice. Nel momento in cui ho finito la mia discussione, mi hanno fatto le domande, sono uscito tutto rintontito, l'adrenalina a 1000. C'è stato l'abbraccio con mio padre, vi ho fatto un post su Instagram raccontandovi quell'emozione. Ci sono state tante altre cose, gli amici che ti fermano, non sapevo dove girarmi perché Peppe vieni di qua, Peppe vieni di qua, tantissimi. Poi siete venuti pure voi, i miei
seguaci, comunque amici che ha conosciuto quella giornata, vi siete venuti a vedere la mia proclamazione, mi ha fatto veramente tantissimo piacere. Insomma, è stata una giornata fantastica, fantastica perché ho concluso il mio percorso universitario, ho fatto la mia discussione e subito dopo l'ha fatta Ciccio, quindi i due amici che hanno studiato per tanti anni insieme concludono insieme anche la discussione, l'ultimo atto. Eravamo vicini il giorno della il momento in cui ci hanno proclamato dottori, siamo andati insieme a pranzo, cioè tante piccole cose che per una persona come me fanno tanto. Spero di avervi un po' raccontato questi retroscena, sono molto felice di quello che è accaduto. Vi ringrazio sempre ragazzi per supportarmi ogni giorno. Adesso che mi devo un po' riprendere, ma arriveranno tante cose fighe. Quindi come sempre ragazzi vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare subito un bel like. Mi raccomando i 400 like perché proviamo, così vi carico il video integrale. Commentate qua sotto se volete il video con i miei regali. E noi ci vediamo in un prossimo video che sarà breve.